tutti, eccomi tornati con il video tanto, tanto apprezzato anche da me che li guardo, quelli degli altri ovviamente, il video sui detersivi, su quali detersivi si utilizzano di più in genere in casa. Quindi volevo fare un video aggiornamento, questo sarà il terzo più o meno, e mostrarvi qualche prodotto nuovo, forse alcuni ve li ho già mostrati ovviamente perché sono prodotti che se vi ho già mostrato vuol dire che mi piacciono veramente tanto. Iniziamo con i vetri. Allora, con i vetri in questo periodo sto utilizzando questo della Nuncas ed è il Glass Net Cristalli, un detergente per lampadari, oggetti di cristallo e vetro satinato. La cosa carina di questo prodotto è che agisce per caduta senza strofinare, quindi non è che devi stare a fare, soprattutto se appunto parliamo di lampadari. E io lo utilizzo soprattutto per i lampadari il lampadario che ho in salone e qualche altro oggettino così di cristallo carino e mi piace molto. Poi andiamo avanti, sempre della Nuncas, ho diversi prodotti Nuncas perché io adoro Nuncas. Mi piace. Un altro prodotto che voglio mostrare è l'anticalcare OneNet Forte per bagno e cucina. Io lo utilizzo questo, ha una formula disincrostante e lo utilizzo soprattutto per pulire le attaccature dei rubinetti, perché tendono un po' ad ingiallirsi tra la ceramica e il rubinetto, quindi del bidet, del lavandino. E quindi serve per togliere il calcare e anche per la doccia. Mi piace moltissimo questo che è il Brax, che utilizzo soprattutto in cucina. Io ho il lavandino IKEA, quello in ceramica grande, e ogni volta che butto i residui di cibo, ma soprattutto di bevande tipo tè o caffè, tisane, tende dopo un po' ad ingiallirsi il cosino al centro dove cade l'acqua. Però con questo, lasciandolo agire un po' di crema, lasciando agire un po' di crema sul cosino, sul lavandino, dopo un po' ritorna bianco e splendente come prima. Questo è ideale anche per corian e materiali, altri materiali. Pulisce e igienizza le superfici senza graffiare. Quindi questo io lo utilizzo per la cucina in particolar modo. Andiamo avanti con, già che siamo in cucina, andiamo avanti con il detersivo che utilizzo per la lavastoviglie ed è l'unico che mi piace. Al momento è l'unico che mi piace ed è il Fairy Platinum, tutto in uno. Ho provato altre caps ma non mi trovo bene perché la mia lavastoviglie già fa schifo, non lo so perché, non mi piace per niente. E questa è l'unica che pulisce bene le stoviglie, sono queste caps così. Mi piace tantissimo perché le pulisce veramente bene. Poi ho scoperto che mettendo un po' di bicarbonato sul piatto, diciamo, della lavastoviglie, vengono ancora meglio. Anche in lavatrice si può mettere un po' di bicarbonato, infatti io lo utilizzo sempre. Poi andiamo avanti con Ace Case Bucato Spray Mousse. Io questo lo utilizzo soprattutto, è candeggina più sgrassatore, si può utilizzare per smacchiare i capi bianchi, per sgrassare lavelli, cucina e per igienizzare il bagno. Io infatti questo lo utilizzo soprattutto in bagno, nel WC o nel bidet. Però diciamo è multiuso. Ma io lo utilizzo per quello. Anche in doccia si può usare. Insomma, è buono come prodotto. Andiamo avanti con i pavimenti. Allora, con i pavimenti forse ho trovato un buon prodotto, perché io sono sempre alla ricerca di detersivi forti, nel senso che agiscano su questo parquet che ho io, che non è trattato, quindi è ruvido. Non ero riuscita ancora a trovare il migliore e ho provato questo che ho trovato su Amazon, è del dottor Beckman, l'ho pagato un po' perché è professionale ed è un detersivo detergente per pavimenti, naturali, preserva i toni naturali del pavimento, non danneggia e si può utilizzare sia per un uso regolare che uno intensivo. Mi sta piacendo molto. Questo è il prodotto. Poi andiamo avanti con Nuncas sempre. Questi qui sono il Parfum Thermo, non li avevo mai provati, li ho provati ultimamente. E sono cioè non li avevo mai provati prima, è da un mesetto e passa che li sto usando. Lavanda e pino e eucalipto menta si mettono nei come si chiamano? Gli aggeggini che si mettono su termosifoni per umidificare l'ambiente. Vabbè, si mette qualche goccina di questi che ovviamente rilasciano una profumazione buonissima che si sprigiona
tutto l'ambiente, ma bastano veramente poche gocce. Il contenuto di due contagocce pieni, però non ci sono i contagocce qui. Vabbè, ed è veramente buono, perché sono queste profumazioni veramente. Questa è inebriante, questa qui alla eucalipto e menta è balsamico. Questa invece è rilassante. Ovviamente non la metto nella cameretta dei bambini, la metto solo in salone, in cucina. Poi, sempre per quanto riguarda la profumazione, sempre Nunca, scompagnia dei profumi. Ne ho già provate diverse di queste bustine da mettere nell'armadio. Questo è il giardino di Gardenie. Si sente il profumo ed è molto buono. Io ho provato un altro, mi salta alcol, non mi ricordo, che ho ancora. Appena va via l'odore di quello, la profumazione di quello, inserirò questo. Comunque sono veramente buoni. Andiamo avanti con spugnette. Queste sono in microfibra, che utilizzo tantissimo per diversi usi, perché avendo diversi colori sono carine in quanto le puoi distinguere bagno, cucina, eccetera. Sono della Spontex e sono appunto in microfibra. Per igienizzare i capelli, l'immancabile Napisan, che utilizzo veramente come se fosse acqua. Poi la chiappa colore, anche questo immancabile, onde evitare di fare casini classici che faccio io, quindi metto quello e più o meno risolviamo la situazione. Per quanto riguarda detersivi, ora ne sto testando uno che, se funziona, ve lo dirò, ecco, ed è l'ovetto che si mette all'interno delle lavatrici senza detersivi chimici all'interno. Però ora, proprio ora, sto facendo la prima lavatrice con quello, vi farò sapere se mi piace. Fino ad ora stavo utilizzando, e mi piace tantissimo, questo della Dash, le Caps 3 in 1 con all'interno morbidente Lenore. Uso solo questo, quindi, insieme al Napisan, e mi piace molto perché profuma tantissimo i capi. È veramente buono, e lo utilizzo per tutti i tipi di capi che inserisco in lavatrice, e mi stava molto piacendo. Ultimo prodotto, sempre di Nuncas, Divanette, che praticamente è un detergente per tappeti e rivestimenti tessili che non si possono togliere. È un igienizzante antiodore. Io lo utilizzo, vabbè, il divano per fortuna è sfoderabile, quindi lo lavo, però lo utilizzo questo soprattutto per il letto, che vedete qui, che è in tessuto ovviamente, quindi non è che posso sfoderare il letto. Allora ogni tanto spruzzo questo qui, lascio agire e poi passo un panno. Ovviamente io il letto ogni settimana, invece poi lo ravvivo, no, con l'aspirapolvere della Folletto, che c'è proprio un cosino per tappeti, per divani, eccetera, eccetera. Quindi passo l'aspirapolvere, però per, diciamo, igienizzarlo, questo qui della Divanette. E nulla, cioè della Nuncas. Nulla, questi sono i prodotti che utilizzo ultimamente. Ce ne sono anche altri, però vi faccio vedere quelli proprio che mi piacciono tantissimo. E ci vediamo al prossimo video.